Focus TG, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Tante anche questa sera le news dal Veneto e dalle sue province. Partiamo subito con la cronaca, con una maxi operazione antidroga dei carabinieri. Sentiamo. L'approvvigionamento veniva svolto tramite dei corrieri, quindi i galoppini di questa banda, e tendenzialmente abbiamo riscontrato che le principali fonti derivavano da Mestre. Soprattutto da Via Piave, dove i pusher stanno in particolare d'inverno per poi passare a Jesolo nei mesi più caldi. Piazza Milano, Piazza Mazzini, centro di acquisti di cocaina per i clienti del Basso Piave. I carabinieri di San Donà di Piave hanno dato il via all'indagine 2 anni fa dopo la temporanea chiusura del bar Eldorado per motivi di sicurezza. Da qui il nome dell'operazione. Questa indagine riguarda un periodo che va nel, che riguarda il biennio 2017-2018 e soprattutto siamo riusciti con un'attività investigativa di tipo tradizionale, quindi controlli e pedinamenti, a smantellare una banda dedita al traffico di cocaina di etnia nordafricana, in particolare tunisina. Contestualmente abbiamo proceduto anche all'intraccio per la successiva espulsione di 5 extracomunitari, sempre di etnia africana, che erano di fatto dei veri e propri pusher che spaziavano nelle piazze principali di Jesolo. Arrestati 10 tunisini e un italiano. 3 sono in carcere e a 3 è stato imposto il divieto di dimora nei comuni del litorale, quindi Jesolo, Cavallino ed Eraclea. Gli altri 5 invece restano indagati a piede libero per concorso nello spaccio di stupefacenti. Ulteriori 5 soggetti invece, sempre ritenuti dei veri e propri pusher, quindi spacciatori, ma non collegati a questo finone di tunisini, sono stati rintracciati questa notte, identificati e pronti per essere espulsi dal territorio nazionale. I pusher, per evitare l'arresto, avevano sempre poca droga con sé. Il resto era nascosta tra gli ombrelloni, sotto le barche o tra le piante. Cambiavano spesso le utenze telefoniche e si scambiavano le foto dei militari per poterli riconoscere e quindi evitare. Una cessione di circa 6.000 cessioni di sostanze stupefacenti a giovani del luogo, oltre che turisti. Tant'è vero, nel corso degli ultimi mesi 50 sono stati escussi in qualità di testimoni e segnalati alla prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Andiamo avanti con le ultime novità emerse nell'inchiesta sull'incidente frontale di Povegliano, in particolare sulla serata che avevano trascorso i due fidanzati e sul loro burrascoso rapporto. Un fatto allucinante, ma le dichiarazioni della giovane parrucchiera trevigiana coinvolta nell'incidente stradale di Povegliano pesano come pietre, secondo il giudice per le indagini preliminari, e non sono stati rilevati sulla strada segni di frenata o di sbandamento per un guasto meccanico o per una perdita involontaria del controllo dell'automobile. Si esprime in questi termini l'ordinanza del Tribunale di Treviso, che ha disposto l'arresto per il 22enne al volante dell'auto che sabato notte si è scontrata con quella in cui viaggiava assieme al marito, ricoverato con fratture multiple, una donna di 62 anni morta sul colpo. Riesce difficile, si legge nell'ordinanza, pensare ad una criminale follia spinta fino al punto di non esitare ad investire scientemente un'altra auto con a bordo persone innocenti per commettere suicidio e per uccidere la persona accanto a sé. Il 22enne non è ancora nelle condizioni di ricostruire dettagliatamente l'accaduto, ma ha già escluso categoricamente, per bocca del suo avvocato, di aver anche solo pensato ad un gesto del genere. Le accuse a carico del giovane, ricoverato al Cafoncello, da dove sarà trasferito al carcere di Santa Bona, sono pesantissime: omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale nei confronti della sua ragazza. Il tutto in un contesto di violenze e minacce, di una relazione definita difficilissima e culminata nella serata di sabato con un rapporto non consenziente al quale la ragazza si era concessa per paura. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto, scrivendo anche di grave pericolosità dell'indagato, che una volta ripresosi dalle lesioni subite potrebbe tentare di completare, si legge, il suo folle disegno omicidiario. Sono stati individuati gli autori della violenta rapina avvenuta il 13 marzo scorso a Noventa Vicentina, nel corso della quale perse la vita una donna di 50 anni.
Maurizio Boniconti, 45 anni, ed Enrico Pace, 29 anni, napoletani. Da oggi due uomini che hanno rapinato e ucciso Michaela Stoicescu, 50 anni, mentre prelevava dei soldi ad un postamat in centro a 90 Vicentina, non sono più dei fantasmi. I due dovranno rispondere di omicidio, rapina aggravata e riciclaggio. Se Boniconti è alla guida dell'investitore materiale, non da meno risulta il ruolo di Pace. Gli atti sono degli elementi per cui poter dire che aveva previsto l'ipotesi che appunto vi potesse essere un esito mortale per la vittima della rapina. Ecco in questi termini il concorso anomalo di questo altro soggetto. Tre mesi di indagini fitte da quel tragico pomeriggio del 13 marzo, quelle svolte dai carabinieri del nucleo operativo, si è tacciate ore di immagini di telecamere di videosorveglianza e tracce telefoniche. Oltre 5 milioni di tracce telefoniche per capire a chi potesse, per risalire poi alle persone che effettivamente avevano perpetrato la rapina e l'omicidio. E poi quell'auto della fuga, la Panda con targa clonata, partita da Napoli per poi farvi ritorno via autostrada, ma senza fermarsi a pagare. Fatale per i due ritrovamenti di un'impronta digitale, anche se parziale, sullo scontrino autostradale, anche questi passati al setaccio uno ad uno. Tutti elementi che hanno portato i militari di Vicenza a Napoli, dove hanno effettuato il blitz che ha consentito l'arresto di Boniconti, mentre Pace è riuscito a sfuggire per il momento alle manette. Indagato anche un terzo uomo, un 37enne residente a Mantova, ma originario di Napoli, accusato di aver fornito i due supporto logistico. Rapinatori, trasfertisti del crimine che avevano probabilmente pedinato la propria vittima, la sua Mercedes, sapendone le abitudini, quella di prelevare per conto della ditta per cui lavorava del denaro contante per poi acquistare dei pallet. Quel tragico mercoledì, zie e nipote erano in auto, il postamat di 90 Vicentina era l'ennesima tappa quando tutto è finito in tragedia, il vano tentativo di fermare i rapinatori che non hanno esitato ad uccidere. Odioso dal punto di vista umano l'indifferenza verso il bene, vita, salute della vittima della rapina che ha portato quindi all'omicidio volontario. E altri tre napoletani sono finiti nei guai per aver truffato alcuni trevigiani. Pendolari delle truffe che per non essere intercettati dalle forze dell'ordine partivano all'alba da Napoli per raggiungere diverse città italiane dove si trovavano le loro vittime di turno intercettate su internet e dopo averle raggirate nel tardo pomeriggio rientravano a casa in Campania. Ma i piani di tre napoletani di 28, 31 e 35 anni, tutti pregiudicati, sono stati interrotti dai carabinieri del nucleo operativo di Castelfranco che qualche giorno fa durante un controllo hanno fermato un'auto risultata poi noleggiata nel capoluogo campano con a bordo i tre. Nel bagagliaio della vettura i militari hanno trovato vari oggetti, il risultato di tre truffe messe a segno quella stessa mattina nella Castellana. La prima ai danni di un giovane imprenditore dell'Asolano che aveva ceduto ai tre un orologio del valore di 6.500 euro. Il secondo raggiro ha visto come vittima una 52enne di Castelfranco che aveva messo in vendita una ventina di bottiglie di whisky pregiato per 14.000 euro. La terza truffa nei confronti di un imprenditore veronese dal quale i tre avevano acquistato un Rolex per 6.500 euro. Tutte e tre le vittime al momento della cessione degli oggetti si sono viste consegnare degli assegni risultati poi essere falsi. Il modus operandi dei tre napoletani era sempre lo stesso. Inizialmente contattavano sui siti di acquisti online facoltosi cittadini che mettevano in vendita oggetti di valore. Dopo una prima contrattazione in rete fissavano un incontro al quale si presentava personalmente uno dei tre in abiti eleganti che concludeva l'affare consegnando al malcapitato un assegno falso. A quel punto insieme ai complici nel tardo pomeriggio rientravano a Napoli e così stavano facendo anche qualche giorno fa, ma lungo il tragitto verso casa hanno trovato i carabinieri che hanno deferito i tre in stato di libertà per truffa e ricettazione. Le indagini però non si fermano, coinvolgendo anche altri comandi si cercherà di ricostruire l'azione dei tre ed identificare altre possibili vittime. È stato ritrovato il corpo del pescatore scomparso a Chioggia. È stato individuato in acqua a poche miglia al largo di Pellestrina il corpo del pescatore 34enne scomparso l'altra notte. Si tratta molto probabilmente di Fabio Perini. Per motivi che sono in fase di accertamento, il ragazzo è caduto dal peschereccio Laura Doria, dove si trovava con l'equipaggio composto da quattro persone.
Era in un punto poco distante dal luogo dell'ultimo avvistamento, riaffiorato dall'acqua dopo essere stato spostato dalle correnti che spingevano verso nord-ovest. La salma recuperata è stata messa a disposizione del medico legale e della magistratura. Le ricerche sono state coordinate dalla sala operativa della Guardia Costiera di Venezia con l'impiego di motovedette ed elicottero, oltre alla squadra sommozzatori dei vigili del fuoco. A collaborare nelle operazioni però c'erano anche gli equipaggi di alcuni pescherecci, una decina. Sarebbero stati proprio questi ultimi ad individuare il corpo del 34enne. Ci fermiamo adesso per qualche minuto, torniamo tra pochissimo.